Ciao, quest'anno il 2022 potrebbe essere, è un po' di anni che se lo dici, ma quest'anno potrebbe davvero essere, l'anno in cui c'è un'inversione del premio assicurativo RC Auto, cioè che i prezzi potrebbero ricominciare a crescere. In realtà è 10 anni almeno che si dice ogni gennaio, quest'anno è l'ultimo anno che si scende e poi si comincia la salita, in realtà non è mai stato così. Però forse effettivamente quest'anno siamo su questo rischio qua. Voglio invitarvi a fare una riflessione puramente commerciale. Beh, sicuramente è un dato di fatto per tutte le compagnie, in tutte le convention, tutti gli ispettori, tutti i capi area, tutti i dirigenti, tutti i tecnici stanno dicendo: attenzione, quest'anno basta, bisogna vigilare il premio medio. Il premio medio non deve scendere, deve salire perché con l'aumento della frequenza, l'aumento del costo dei sinistri non possiamo più reggere, via dicendo. Mettiamo un attimo da parte il discorso se è vero o non è vero tecnicamente, quanto guadagnano le compagnie, via dicendo. Mettiamo da parte. Se fosse veramente così, però, basta dirlo, basta derubricare questa cosa: ah, da quest'anno aumenta, ma siamo pazzi? Allora, come ho detto, almeno 10 anni che il premio RC Auto scende, va bene? Per cui i clienti sono abituati ad avere un premio che scende, pur, e noi lo sappiamo benissimo che siamo tutti i giorni sul mercato, pur avendo ancora la percezione che il premio RC Auto sale. Ah, voi salite sempre, siete sempre cari, via dicendo, quanto è aumentato quest'anno e via dicendo. Ok, questa è la percezione del cliente. Quindi, nonostante continuiamo a scendere, la percezione è che aumenti il premio. Perché? Perché sono rimasti scioccati dagli aumenti degli anni 2000, dell'inizio anni 2000. Va bene? Quindi, dopo 10 anni, cambia completamente il mercato. Invece di scendere, sale veramente. E cosa fanno le compagnie? Ah, quest'anno, l'ultimo anno, boh, basta, arrangiatevi. Ops! La customer centricity, la comunicazione con il cliente. Ok, il cliente al centro, la comunicazione efficace, via, scappano subito. Appena c'è la difficoltà, scappano subito e dicono: arrangiatevi voi. Cari agenti, è un problema vostro. Se sono vostri clienti, in questo caso diventano nostri clienti, no? Magicamente il cliente diventa nostro. Quando c'è un business è loro. Quando c'è un problema, anche relazionale, è un problema nostro. E infatti nessuna compagnia ha previsto dei sistemi di comunicazione ai clienti, spiegare perché aumenta il premio, o spiegare gli andamenti, o spiegare agli agenti come spiegarlo al meglio, o trovare delle soluzioni, o portare a un percorso che il cliente capisca, recepisca questo. No, arrangiatevi, cari agenti, è un problema vostro. Vivete di provvigioni, è comodo, come non diminuisco, sicuramente lo siete voi, ok? Purtroppo questo è l'atteggiamento del mercato assicurativo, per cui cosa dobbiamo fare? Noi subiamo questa cosa, è inutile stare qua a flagellarci, lamentarci, può essere utile 5 minuti, ma poi bisogna subito pensare come agire. E come si può agire? Beh, innanzitutto per uno che è plurimandatario è già più semplice perché cerca di vedere un attimino come contenere se veramente ci saranno questi aumenti. Ma l'unico modo veramente è creare una relazione, come abbiamo detto sempre, con il cliente. Il cliente che ti ama, il cliente che si fida di te, e oggi parleremo proprio di fiducia, è sicuramente più fedele. Il cliente deve fidarsi anche quando non lo farai più risparmiare. Non è semplice, non saranno tutti così, ci saranno sicuramente una grossa parte di persone. Se quest'anno saliremo i premi anziché scendere, che cercheranno di cambiare, torneranno in giro a cercare, anche perché le stesse compagnie che noi ci dicono questo vanno a fare pubblicità, sconto 50 euro, sconto 30 euro, 20 euro, Ale, basta che vieni da noi, sempre gli stessi sono, che dicono a noi di aumentare il premio medio. Quindi ecco che noi quest'anno dobbiamo già pensare delle strategie per quest'anno e il prossimo anno di fidelizzazione con i clienti, di relazione sempre più umana, di spiegare l'importanza del servizio. Ieri ho spiegato un quarto d'ora a una cliente l'importanza di avere un assicuratore. Questo qua mi fa: ma
ho provato online, 100 euro mi fa meno. E io ho detto, quindi? Tu perché? Ma che cosa mi dà di differenza? Sai perché tu sei qua in questo momento? Lo sai perché sei qua? Per chiedermi perché ti dà differenza. Già il fatto che tu mi chiedi, questa è una differenza. La differenza è già questa. Quindi cercare già di spiegare il valore che diamo, e entrare sulle garanzie della polizza, come comunichiamo, lavoriamo tantissimo su queste cose, perché seminiamo oggi per non perdere domani, anzi acquistare domani. Va bene? Ciao a tutti, alla prossima.